Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata, la numero 1 del 2018, in questa che è la 14ª annata di Motor News, già da 14 anni che siamo puntualmente con voi tutte le settimane per portare delle novità del mondo dell'automobile. E come di consueto noi corriamo perché sono sempre tante le novità del mondo dell'auto e vedremo adesso la BMW e le news del 2017, quello che è rimasto dell'anno scorso della casa di Monaco di Baviera, Mini e la Dakar, Toyota con una proposta per quanto riguarda la guida autonoma, la BMW M5 che è stata recentemente presentata, Citroën e anche per la casa del Double Chevron, la casa del gruppo PSA, vedremo l'anno positivo, una sintesi del 2017. Peugeot che adesso equipaggia la 308 col cambio EAT8 di 8 rapporti, DS e anche per l'altra casa del gruppo PSA la sintesi con i successi del 2017, Peugeot che adesso offre ai clienti la possibilità di correre nel TCR con la 308 e infine Peugeot, la sintesi del 2017 e per le moto una news di casa Suzuki. Ma iniziamo adesso con il primo dei servizi, con BMW e una sintesi del 2017. Il 2017 si chiude per BMW Group con segno positivo su tutti i fronti, anche in Italia. Sono esattamente 85.593 le vetture immatricolate, con un incremento dell'1,55% rispetto al 2016. Il marchio BMW vede un aumento dell'1,71%. Cresce anche il settore motorrad, mentre per Mini è record, 24.720 unità vendute, mai così tante in Italia. A trainare le vendite tra le auto è stata la BMW X1, grazie anche al favore che in questo momento sta attraversando il segmento SUV e crossover. Con 13.336 unità immatricolate, X1 si consolida in testa all'interno della gamma BMW. Subito dietro BMW Serie 1, che sfiora gli 11.500 esemplari. Da sottolineare anche la grande performance che arriva dal settore della mobilità elettrica, dove BMW Group si conferma leader. Nel mondo, BMW detiene il 10% del mercato delle vetture elettrificate, una percentuale che si fa ancora più consistente entro i confini europei, raggiungendo il 21%. Altrettanto bene vanno le cose in Italia, dove le immatricolazioni delle vetture elettriche e ibride plug-in sono praticamente duplicate, 1.608 unità, che significa un cospicuo più 93%. In particolare, nel 2017 in Italia sono state vendute 348 vetture elettriche BMW i3, di cui 216 dotate di range extender, con una crescita del 54% rispetto al 2016. Questi risultati sono stati possibili anche grazie all'impegno precoce in fatto di elettrificazione, che pone oggi il marchio in posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza.